Due squadre che avevano paura entrambe di perdere. L'Inter si affidava al contropiede, il Torino replicava con il solito cuore generoso, però non si sono affondati i colpi, sono stati due pugili che si sono guardati bene, c'è stato, ripeto, conviene dirlo, bisogna dirlo, ci sono stati degli sprazzi di gioco sia nel primo che nel secondo tempo, vi sono anche state delle azioni da rete, ma non troppe. L'impressione è che l'Inter pensasse a mercoledì per l'incontro internazionale che ha in programma. Il Torino ha fatto di tutto, ma evidentemente non è ancora... È migliorato, ma non è ancora il Torino che eravamo abituati a vedere, gli mancano anche molti giocatori. Ecco un'azione del primo tempo con il Torino che va all'attacco e l'Inter va via poi in contropiede. Se le immagini, ecco una parata di pugni di Bordon, ne ha fatte due o tre in questo periodo e l'Inter dopo va via in attacco e vedrete che Terraneo, se l'azione che io penso sia, ecco appunto... Ecco che Terraneo esce, la palla carambola, poi alla fine è Volpati che allontana. E questo è un tipico contropiede dell'Inter, un'arma preferita dagli uomini Bersellini. Poi al 42esimo c'è stato un tiro di Patrizio Sala, questo è Claudio Sala sulla destra. Vullo. Ecco, Claudio Sala tira, ma Bordon, anzi Pasinato di testa ha respinto. Le immagini sono un po' confuse, adesso ecco ancora, come vedete, l'Inter. È stata una partita, ripeto, nel primo tempo ci sono state delle azioni, nel secondo dobbiamo dire che c'è stato un tiro di Pulici, questo è ancora, non vedo bene, comunque ci sono state delle azioni dall'una e dall'altra parte. Nel secondo tempo Pulici al 17esimo di testa ha colpito molto bene, Bordon ha parato, poi verso la fine della partita c'è stata un'azione impostata da Pasinato, un grande galoppatore che è fuggito sulla destra, ha centrato Oriali, ha ripreso, ha tirato Mamasi, ottimo questo giovane biondo, questo granata, ottimo, Masi ha respinto. In complesso queste sono immagini che non hanno a che fare con il risultato, penso che abbiamo dato quello che potevamo dare, ripeto, una partita che poteva promettere di più ma che non ha mantenuto, anche perché forse è stata la paura a dominare le due squadre. Da Torino è tutto, grazie, a voi Roma.